Andare a Londra in treno non è la più veloce ed a volte anche la più economica delle soluzioni. Chi però ha paura di prendere l'aereo non può mica perdersi l'opportunità di visitare una delle città più belle del mondo. In questo video troverai tutte le soluzioni per arrivare dall'Italia a Londra tra cambi di treno e tunnel sott'acqua. Il viaggio è un po' più lungo del previsto, ma ne vale davvero tanto la pena. Sigla! Il percorso più frequente è quello che prevede un cambio a Parigi. Per una questione di praticità, facciamo partire il nostro viaggio da Milano e da Torino. Chi non sa come raggiungere queste due città? Su, ci sono due treni che partono ogni giorno, uno dalla stazione di Milano Porta Garibaldi e l'altro da Torino Porta Susa. Da una di queste due stazioni devi prendere il treno TGV per Parigi Gare de Lyon. Il viaggio dura circa 6-7 ore e gli orari dei treni subiscono variazioni a seconda delle stagioni. Arrivati alla stazione parigina di Gare de Lyon, dovrai prendere la linea RER D della metropolitana di Parigi. Ed arrivare fino alla fermata Gare du Nord. Questa qui è la stazione che collega con i treni la capitale francese al nord Europa. Dalla stazione di Gare du Nord dovrai prendere il treno Eurostar, che collega Parigi e Londra con l'Eurotunnel. Questo treno ad alta velocità attraverserà la galleria ferroviaria che collega Coquelles, vicino Calais, e Cheriton nel Kent. Il viaggio ha la durata di circa 2 ore e 15 minuti e termina alla stazione di St. Pancras International di Londra. Ma adesso parliamo di orari e di prezzi dei biglietti. Dalla stazione di Milano Porta Garibaldi partono 3 treni al giorno. I treni partono alle 6, alle 8:45 e alle 16:08. Il prezzo del biglietto varia dalle 57 alle 67 euro. Anche dalla stazione di Torino Porta Susa partono i treni 3 volte al giorno. Da qui partono invece alle 7:39, alle 10:11 e alle 17:35. Il prezzo del biglietto è di 57 euro. Dalla stazione di Gare du Nord parte un treno ogni ora, a partire dalle 7:13. L'ultimo treno disponibile è quello delle 21:13, fate attenzione. Il prezzo del biglietto dell'Eurotunnel per partire da Parigi ed arrivare a Londra parte da 186 euro circa. Allora, hai deciso come arrivare a Londra? Se la soluzione che hai scelto è quella del treno, ora hai sicuramente tutte le informazioni utili per organizzare il tuo viaggio. Se questo video ti è piaciuto, e sono sicuro che ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando invece da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. In questo modo siamo sempre più aggiornati. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciaone!